devi andare più lento. Fare le cose lentamente. Dai, più veloce, più veloce. Ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Devo andare 4.000 al quarto. Se non ti viene lento, come fa a venirti veloce? Ancora, basta. Perché non mi viene? Quante volte vi siete trovati in questa situazione, no? Che volete fare un brano velocissimo e vi approcciate subito al brano velocissimo. È tipico di chi comincia a suonare. Andare subito veloce. Io mi ricordo che ero tremendo su questa cosa. Io proprio io stesso volevo riuscire a fare tipo le cose velocissime. E quando c'era, quando mi venivano andavo velocissimo, quando non mi venivano rallentavo, proprio tipico. Mi ricordo l'insegnante: vai lento, fai le cose lente. E se ci pensate è proprio così, perché noi vogliamo ottenere subito il risultato senza faticare. Però è molto importante, pensate come a una fotografia che andate a ingrandire. Se nel dettaglio è tutto bello a fuoco, è tutto bello pulito, poi anche in velocità tutto verrà. Quindi se il pezzo ci viene bene lento, quindi lentissimamente, non abbiamo problemi, perché spesso a volte capita anche che il pezzo ti viene anche bene medio veloce, se provi a farlo lento non ti viene, allora lì c'è qualcosa che non quadra, perché se ti viene bene lento piano piano è come se andassi a, prima sei tutto molto molto ingrandito, poi piano piano vai indietro, però sei tutto bello pulito. Non è che dici, vabbè, sto andando veloce, quindi gli errori da veloce non si sentono, non è bello, si sentono sì gli errori. Quindi ingrandisci, vai lento, pulisci tutto, quando viene bene lento, acceleri piano piano, e il risultato è tutta un'altra cosa. Fammi sapere se anche tu ti sei mai ritrovato in questa situazione in cui hai bisogno di fare il pezzo perché ti vuoi sentire soddisfatto, però poi ti accorgi che lo devi fare e lo devi studiare lento. Qui siamo all'interno della Vivaldi Saxophone Academy, questo era un breve estratto, un breve video che ho voluto rendere disponibili a tutti quelli che mi seguono sulla pagina e sul canale. Se ti è piaciuto fammelo sapere, fammi sapere soprattutto tu cosa ne pensi. Ci vediamo alla prossima.